È stata celebrata su iniziativa dell'AIAS di Gela la Santa Messa nei locali del Pala Livatino, officiata da Padre Enzo e allietata dal coro della parrocchia San Rocco. Un intenso momento di pace e condivisione a poche ore dal Natale. Il presidente dell'AIAS, Anna Maria Longo. Noi per il 2015 avremo una bellissima proposta da fare, sempre che l'amministrazione ci dia una mano d'aiuto. Abbiamo un progetto molto bello e ambito. Si tratta del dopo di noi e della piscina, ma la cosa più importante è il dopo di noi, che praticamente è la casa dove i ragazzi che adesso stanno frequentando l'AIAS, un domani che non avranno più genitori, non avranno nessuno, saranno lo stesso accuditi dalle stesse persone con cui hanno condiviso quasi tutta la loro vita, perché abbiamo assistiti qua che sono venuti all'età di 2 anni, di 3 anni. L'AIAS ha 40 anni, un altro anno in maggio farà 40 anni l'AIAS e speriamo di festeggiarla. E perciò abbiamo ragazzi di 40, anche di 60 anni e adesso penso che sia venuto il momento di poter dare qualcosa di più come terapie, come assistenza, penso che è uguali, ma non penso che ce ne fosse, sto peccando di presunzione, ma superiori penso che non ce ne siano. Perché tutti i nostri terapisti, tutta l'equipe, non voglio dire le figure per ognuno, tutta l'equipe è un'equipe meravigliosa, che è molto dedita, molto professionale e ama i ragazzi. La cosa che dico sempre io, forse sarò di nuovo ripetitiva, se non c'è amore non si ottiene niente e penso che all'AIAS ci sia tanto di quell'amore che si può pure vedere.